He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Kringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Mio padre ti ringrazia per avergliela prestata. E sono sempre felice di aiutarvi. Ora possiamo andare via, Adam. Questo posto mi fa venire i brividi. Kringer, sei veramente scortese. Fai subito le tue scuse a Sorceress. Oh, mi dispiace che tu viva in un posto così sinistro, Sorceress. Kringer! Non fa niente, Adam. Sorceress, aiutaci, per favore. Chi ha parlato? Sono i Silani. Stanno cercando di entrare in contatto con me. Sorceress! Per favore, se ci senti! Chi sono i Silani? Sono gli spiriti del bene. Vivono nella Valle dei Sospiri. Oh, ma sono adorabili. Il contatto è stabilito. Ditemi come vi posso aiutare. Un cacciatore è arrivato fino alla montagna mistica. Si sta girando nella nostra valle. È in cerca dell'unicorno. Unicorno, hai detto? Non sapevo che ne esistessero ancora. Infatti ne è rimasto soltanto uno su tutto il pianeta Eternia. E i Silani sono incaricati di proteggerlo. Chi è questo cacciatore? Il suo nome è Barone Grodd. Grodd? Sì, ho sentito parlare di lui. Vedremo quello che potrò fare. Grazie, Sorceress. Molte grazie. Ma per favore, fa presto. Se la ricerca di Grodd avrà successo, l'unicorno sparirà dal nostro pianeta. Non ci resta che fermarlo. Non esiste alcuna legge contro la caccia. Beh, allora dovrebbero farla. Sono d'accordo con te, Tila, ma il principe ha ragione. Comunque, potremmo cercare di far ragionare il barone. Quando saprà che quell'unicorno è l'ultimo della sua specie, forse smetterà di dargli la caccia. Sarò felice di parlargli. Sì, anch'io. Il suo castello si trova a poca distanza dalla montagna mistica. Arriveremo lì in un attimo. Vuoi dire che dovrò venire anch'io? E adesso di che cosa hai paura? Supponi che questo barone si mette a darmi la caccia. Avrai un pessimo aspetto appeso a una parete. Non permetteremo mai una cosa del genere, è vero, Tila? Oh, ma questo è chiaro. E poi andresti meglio come tappeto. Un tappeto? Io? Ti sto prendendo in giro, sciocco. Comunque non la trovo affatto una cosa divertente da dire. Io trasformato in un tappeto. Spero che riuscirete a convincere il barone a non uccidere l'unicorno. Certo che lo convinceremo, Sorceress, in un modo o nell'altro. Intanto sarà meglio che tu riesca a controllarti. Ascolta il principe Adam, la ragione dà migliori consigli dell'ira. Sì, lo so. È che quando penso a quel tipo che va a caccia di una povera creatura indifesa divento davvero pazza. Non lo sopporto. Ti assicuro che la cosa non piace neanche a me, ma abbiamo a che fare con un nobile, non con Skeletor. Secondo me tra lui e Skeletor non c'è nessuna differenza. Beh, lo scopriremo presto. Addio, Sorceress. Addio, principe Adam. E buona fortuna. Quello deve essere il castello di Grodd. Spero che lui ci sia. Ehi, voi, chi siete? Sono Adam, principe di Eternia. Vogliamo parlare con il barone Grodd. Immediatamente!
Il barone si sta esercitando, Altezza. Se aspettate, manderò qualcuno ad avvertirlo. Non importa, ci andremo da soli. Dove si trova adesso? Da quella parte. Vai pure. Adesso tirane tre insieme. Ottimo tiro! Chi siete voi? Io sono il principe Adam. Lei è Tila, capitano della Guardia Reale. Lui è il mio amico e compagno Kringer. Perdonatemi, Altezza, se non vi ho riconosciuto, ma non vengo al Palazzo Reale da molto tempo ormai. Barone, vogliamo parlarti di una faccenda molto importante. Certamente. Ma venite al castello, Altezza. Staremo molto più comodi. Groller, andiamo. Kringer! Vedo che il vostro animale non è molto coraggioso. Il mio non ha mai paura di niente. Kringer ha i suoi momenti. E sfortunatamente questo non è uno di quelli. La vuoi piantare? Mi stai mettendo in imbarazzo. Meglio forza. Imbarazzati che mangiati. Che vergogna, un animale di così bell'aspetto. Beh, allora andiamo? Certo, con molto piacere. Almeno trova che tu abbia un bell'aspetto, Kringer. Forse ha deciso di cambiarmi in un bel cappotto. I miei trofei. Ho catturato questi animali io stesso. Sono magnifici, vero? Io la trovo una cosa disgustosa, tutti questi poveri animali. Controllati, Tila. È davvero strano. Sembrano quasi vivi, barone. Lo sono. Appena catturati li metto in uno stato di totale paralisi per conservare meglio la loro bellezza naturale. Che persona mostruosa, come può essere così crudele? Allora, per quale ragione volete parlarmi? Sappiamo che stai dando la caccia a un unicorno. Sì, infatti, Altezza, è la mia preda più ambita in assoluto. Non sapete che è l'ultimo unicorno rimasto ad Eternia? Certo che lo so. È proprio per questo che gli sto dando la caccia. Nessuno su questo pianeta potrà vantare un simile trofeo. Ma quell'unicorno ha il diritto di vivere, specialmente perché è l'ultimo della sua specie. Ma lui vivrà, anzi... vivrà per sempre come tutti questi miei trofei che vedete. Quell'animale deve essere mio. Non si può ragionare con un tipo così malvagio, Adam. Calmati, Tila. Rinuncerai a dargli la caccia? Non ci penso neanche. Beh, in questo caso non ho altra scelta che chiedere al re di emettere un decreto in proposito. Con tutto il rispetto per la famiglia reale, non avete nessun diritto di interferire nei miei affari. E tu non hai nessun diritto di abbattere l'ultimo unicorno per il puro piacere di possederne il trofeo. Sono sicuro che mio padre te lo impedirà. Addio, barone. Hai fatto bene a dirglielo, Adam. Sono orgogliosa di te. Oh, bravo ragazzo, ottimo mosso. Tornate indietro, aspettate, non potete farmi questo. Torniamo immediatamente al palazzo. Barone Grodd a Gamrak. Rispondi, Gamrak. Gamrak, è il barone Grodd che ti chiama. Rispondi, stupido orco. Gamrak ti sente, Grodd. Parla. Un Windrider è appena partito dal mio castello. Sta andando verso sud. Voglio che tu lo faccia scendere e metta agli arresti i passeggeri. Chi sono i passeggeri? Il principe Adam e Tila, capitano della Guardia Reale. Sono persone molto importanti e molto rischiose. Ti pagherò bene, come sempre del resto. Naturalmente, se hai paura. Sono il capo del popolo degli orchi, della montagna mistica. Niente mi fa paura. Ma questa volta voglio il doppio del denaro. D'accordo. Ma nessuno deve sapere che c'entro io e soprattutto non voglio che faccia loro del male. Trattienili solo per un po'. Sarà fatto, barone Grotto. Questa dovrebbe essere sufficiente per il principe di Eternia. Forza, puntate il raggio magnetico! Ehi, stai attento! Non sono io, qualcuno ci ha colpiti. È un raggio magnetico, ci sta buttando giù. Darò tutta la potenza, forse riusciremo a liberarci.
Niente da fare, quel raggio è troppo potente. Stiamo per schiantarci al suolo. Schiantarci? Vuol dire cadere di botto di sotto? Tenetevi pronti a saltare. Quando il re saprà quello che è successo, passerai dei seri guai. Il re non verrà a saperlo. Nessuno saprà niente per molto, molto tempo. Voglio andare via di qui. Questo posto non mi piace neanche un po'. La mia spada. Che intenzioni hai verso di noi? Vi farò trascorrere una lunga e felice vita come schiavi nelle mie miniere. Ma le miniere sono sporche, umide e buie. Dobbiamo filarcela alla svelta. Tenetevi pronti a correre. Abbiamo parlato abbastanza. Portateli alle miniere. Non così in fretta, maledetto! Vieni, Ano! Presto, andiamocene da qui. Devo prendere la mia spada. Ci penso io. Dietro di te, Krieger! Prendeteli! Prendeteli tutti! E qua! Siamo abbastanza lontani. Allontaniamoci un altro po'. Fai presto! Per la forza di Grayskull! La forza è con me! Forza, liberiamoci di quei mostri. Stanno arrivando. Pensiamo agli altri, Battlecat. Non si può passare da qui. Non possiamo andare da questa parte. Guarda, è Tila. Amen! Cosa ci fai qui? Dov'è finito Adam? Ora non c'è tempo per discutere. Adam sta bene, andiamo via di qui prima che quei tipi aggiustino la mira. Ci stanno raggiungendo. Vedrò di chiudergli la porta in faccia. Non credo che ci creeranno altri problemi. E ora andiamo a fermare Grodd. Conosci il barone? Oh, beh, sì, certo, naturalmente. È per lui che mi sono precipitato qui, mia cara Tila. Se non erro, sta dando la caccia all'unicorno. È lui, il cacciatore! Che cosa facciamo? Ehi,
piccanaso da questa parte. Grulla, che c'è? Che sta succedendo qui? Groller, il tuo raggio da quella parte. E ora che questi sono sistemati, pensiamo all'unicorno. Ottima figura nella mia sala dei trofei. Dobbiamo arrivare al più presto alla Valle dei Sospiri. Speriamo di essere ancora in tempo. Vai, Grole! È fatta, Grulla. Ora, bestiaccia, ti darò il colpo di grazia. La caccia è finita. E ora torniamo a casa. Dovrebbero essere in questa zona. Guardate lì! Sono i Silani. Il cacciatore! Dovete fermarlo subito, ha catturato l'ultimo unicorno. Oh no, siamo arrivati troppo tardi. Abbiamo fallito, l'ultimo unicorno è perduto. Abbiamo ancora una speranza, presto, venite. Puoi iniziare il processo di paralizzazione. Presto, mia cara creatura, tu diventerai immortale. Barone Grun, il castello è stato attaccato. Attaccato? Vieni, Gruner. Imen, tu pensa a Grod. Io terrò occupati i soldati sugli spalti. Corre. Imen, per quale ragione attacchi il mio castello? Voglio che tu liberi l'unicorno. Mai. Grulla! Non ti resta che arrenderti. Non ancora, Imen. Hai sbagliato mira, barone. Credi davvero? E ho anche qualcosa per far giocare il tuo gatto. No, no! E ora dovrai lasciarmi andare! Imen, dov'è il barone? Direi nei guai. Vieni. Stai lontano, vai via! Complimenti, Tila, bel colpo. Tu mi hai salvato. Non è molto divertente essere braccati da qualcuno, vero, barone? Adesso forse capirai quello che sentono gli animali. Non me ne ero mai reso conto. Sono stato uno stupido. Libererò l'unicorno e anche tutti gli altri animali. Beh, ormai non abbiamo più niente da fare qui. Certo, ora possiamo anche andarcene. E questa è tutta la storia, padre.
racconto abbastanza sconcertante, ma mi dici anche che il barone si è reso conto dei suoi errori. Sì, vostra maestà, ma la gente continua a cacciare. Per questo chiediamo il vostro intervento. Hai perfettamente ragione. In virtù dei miei poteri decreto che da oggi in poi la caccia agli animali a scopo sportivo sia considerata fuori legge in tutta Eternia. Sembra che ce l'abbiamo fatta, Tila. Non ti scordare che lo dobbiamo ai me. Non ti preoccupare. Purtroppo di quel tipo non riesco mai a dimenticarlo. Nella storia di oggi io ero molto adirata con il barone Grod. Avrei dovuto convincerlo a non dare la caccia all'unicorno, ma ho perso il lume della ragione. E quando lo si perde non si riesce mai a pensare lucidamente. Tutti ci arrabbiamo qualche volta, ma non dobbiamo perdere il controllo. È sempre meglio restare calmi e discutere a fondo sulle cose. Non è sempre facile da farsi, ma è il miglior modo di risolvere qualsiasi problema. Arrivederci alla prossima puntata.